Sì, eccoci in diretta con Davide Merola, a cui facciamo il benvenuto a Pescara e soprattutto ti chiediamo se immaginavi un esordio così con doppietta e vittoria. Ti dico la verità, ci ho pensato perché non ho mai esordito con gol nella mia breve carriera, però esordire con una doppietta, ma soprattutto con una prestazione della squadra, perché sono arrivato qua che dicevano che la squadra era in difficoltà, magari ci sono stati dei problemi, ma oggi ho visto una squadra che con voglia di vincere, determinata e abbiamo messo in campo tutto quello che ci ha chiesto il mister. Soprattutto hai fatto anche una prova personale di alto livello, hai recuperato pallone, attaccavi la profondità, andavi a giocare da trequartista all'interno, hai fatto assist, hai fatto gol, insomma, chiedere di più era impossibile. No, no, ma infatti anche se fisicamente non sono ancora al 100% perché a Cosenza nelle ultime settimane ero finito fuori rosa, quindi riprendere anche gli allenamenti con la squadra e il mister che mi ha fatto giocare tutti e 90 minuti lo ringrazio perché la forma la prendi giocando e quindi giocando è la medicina per arrivare in forma anche fino alla fine. Chiedo due cose e poi facciamo una domanda da studio con Massimo Profeti e Fabio Ferraresi. Intanto, sulle tue caratteristiche, ecco, potesse scegliere Davide Merola, giocherebbe seconda punta, esterno, trequartista? Potessi scegliere io, sceglierei di giocare punta, avanti nel tridente da solo anche mi trovo bene. Anche punta centrale. Sì, preferisco perché magari tendo a muovermi più da punta che da esterno, infatti si vede che sono quasi sempre dentro il campo, poi anche l'anno scorso grazie al mister Zeman ho imparato a stare molto dentro il campo invece che largo, però mi adatto e preferisco anche giocare a destra. Allora, noi ti raccontiamo quello che sappiamo sull'avvicinamento di Merola a Pescara. In estate era quasi fatto il matrimonio, poi è arrivata la Serie B. A gennaio era quasi fatto il matrimonio, poi hai scelto di restare a Cosenza e poi è arrivato a Pescara. Noi sappiamo questo, è vero? Allora, partiamo che l'importante è essere arrivato. Io volevo venire a Pescara e sono contento di essere venuto qui a Pescara. Infatti ringrazio la società che mi è sempre stata dietro, nonostante alcune scelte, come hai detto tu, che a giugno ho preferito stare in Serie B, a gennaio mi hanno detto che io non ero in uscita, poi ci sono state un po' delle Hai situazioni. anche fatto quell'assist per il gol dell'1-1 e lei ha chiuso le porte, poi dalla settimana dopo è successo il momento di... Io mi sono sempre impegnato, ho sentito anche le parole del direttore Gemmi lì a Cosenza che dice che tutti noi siamo finiti in C, quindi magari se è stato sbagliato qualcosa, non so se quelli che sono rimasti siano meglio di noi che siamo andati via, quindi non sta a me deciderlo, però vediamo di andare in B con questa squadra. Allora, io ti lascio l'auricolare, Davide, così puoi ascoltare, tieni, le domande da studio di Massimo Profeta e di Fabio Ferraresi. Ecco Davide Merola che vi ascolta. Sì, buonasera Davide, intanto complimenti per la prestazione, per la doppietta. Infatti l'hai detto tu, ma avevo visto qualche partita del Foggia lo scorso anno, tu sei stato anche impiegato dal maestro che per noi è Zeman, insomma, da centravanti di manovra, puoi fare tutti e tre i ruoli lì davanti. Ecco, che cosa ti ha dato di importante questa stagione, la scorsa stagione, Zeman? Qual è l'insegnamento più importante che ti ha dato? Lui mi ha insegnato cose che è anche difficile spiegare perché non sono solo cose del campo, ma sono anche cose umane. Infatti, io lo ringrazio e spero che continui ad allenare perché può insegnare tanto come ha insegnato a me. E per i giovani, è penso uno dei migliori allenatori che si possa avere. E questo.